Ciao a tutti ragazzi, qui è Giù360 e ben ritrovati nel mio primo canale. Oggi signori siamo qui, finalmente tornati con l'inizio di una nuova carriera giocata. Siamo qui con il primo episodio della carriera allenatore con il Nottingham Forest. Questa è la mia scelta, ho scelto questa squadra, una squadra incredibile con una storia pazzesca. E devo dire una squadra anche abbastanza interessante, perché ho studiato un po' la formazione e devo dire che ci sono dei pischelli veramente buoni. Prima di iniziare però io vi invito signori a lasciare un bel mi piace per supportare questa carriera. Me l'avete chiesto in tanti e come avete visto nelle ultime 2-3 settimane mi sono concentrato più su episodi singoli con carriere simulate e non carriere giocate. Ma oggi siamo qui per iniziare una carriera giocata. Non so quanti anni durerà, di sicuro almeno 3, 4, 5. Vediamo un po' quello che riusciamo a fare e cercheremo di giocare praticamente il 90% di queste partite. Mi raccomando però, ho bisogno davvero del vostro supporto. Quindi godetevi questo cammino lungo, mettetevi lì con il turbantello e guardate ogni episodio di questa serie. Io direi di non perdere tempo e di partire subito con la prima novità, perché signore e signori, io per la prima volta in vita mia non voglio utilizzare il giovane della primavera. Allora, come voi ben sapete, il giovane lo abbiamo sempre ed è sempre forte. In questo caso abbiamo Elliot Forrest, che è un trequartista che può, secondo me, fare l'upgrade in un'altra posizione. Anche lui non è male, ma soprattutto ovviamente il nostro Forest ha tanto tiro, ha tanta velocità. Secondo me lui è un esterno e anche molto veloce. Lo mettiamo subito in prima squadra perché voglio vedere se fa l'upgrade e poi vi spiego un po' che cosa voglio fare con questo giocatore qui. Base di 69, vediamo un po' se messo esterno fa più 1, se messo punta fa più 3 e diventa un 72. Allora, non voglio utilizzare questo giocatore qui, o meglio non lo voglio utilizzare in questo istante, perché alla fine è un vantaggio veramente importante, soprattutto per le squadre non fortissime. Se facciamo una carriera con una big, è ovvio che il giovane non è forte o comunque non ci servirà. Ma in questo caso è veramente, veramente un vantaggio. Quindi preferisco per adesso non utilizzarlo. Che cosa faccio però? Non è una bocciatura, tra virgolette, definitiva. Anzi, ci mancherebbe. Lo voglio semplicemente rimandare. Infatti vado a modificare la sua posizione. Lo mettiamo prima punta, quindi nel suo ruolo, quello naturale o comunque nel ruolo migliore in base alle sue caratteristiche. 4 settimane e poi lo mettiamo sulla lista dei prestiti, perché lo voglio mandare via, voglio cercare di farcela con le mie forze senza avere nessun vantaggio. È una cosa che non ho mai fatto in nessuna carriera e oggi mi va di cambiare un po' e di provare appunto a non usufruire del vantaggio del giovane dell'armavera. Altro piccolo change molto molto importante riguarda il modulo. Di solito io gioco con un modulo con un doppio attaccante perché mi piace appunto duettare con le due punte. In questo caso abbiamo un modulo di partenza che è un 4-3 di contenimento con il CDC, 2 COC e ovviamente il tridente lì davanti. Non voglio utilizzare un modulo che utilizzo spesso e quindi cerco in qualche modo di mantenere più o meno la base del Nottingham Forest della vita reale. In questo caso, guardando un po' la formazione, ho visto che abbiamo due esterni. Di conseguenza mi sa che possiamo cambiare leggermente il modulo passando da un 4-3-3 di contenimento ad un 4-3-3 offensivo con il trequartista. Non cambia assolutamente niente, ma abbiamo almeno un attaccante in più o comunque un giocatore offensivo in più. Abbiamo due possibilità: lui che è un 75, veramente molto molto interessante, 22 anni, e anche Lingard che è un 77, però lui ha 29 anni, quindi vediamo un po'. A destra c'è Johnson, che è veramente molto 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 forte, 75, molto veloce, di sicuro lo utilizzeremo. Anche in difesa, visto che non siamo messi male, abbiamo anche però tanti giocatori in prestito. A sinistra c'è Williams, o comunque a destra. Può giocare a sinistra, può giocare a destra. Lo mettiamo momentaneamente a destra. Adesso vediamo un po' come farlo. Lo mettiamo nel suo ruolo naturale. C'è anche Aurier che non è male. Lui è un terzino destro ovviamente, però ha 29 anni, quindi non cresce più di tanto. Però William sì, di sicuro lui sarà un pilastro di questa carriera. Come sempre il primo video sarà sempre un po' di analisi generale. Infatti non giocheremo nessuna partita, però di sicuro faremo qualche acquisto. Come ho detto prima, abbiamo tanti giocatori in prestito. C'è anche Lodi che potevo mettere in campo, ma non l'ho messo proprio perché signori ovviamente è in prestito. Volevo
devo anche riscattare questi giocatori qui, ma ho visto che costano tanto, perché abbiamo bisogno di circa 30 milioni per riscattare Lodi. E anche Henderson, che è un portiere che comunque è decente, 25 anni, 79, può crescere e crescerà di sicuro, però costa 18 milioni. Quindi se vado praticamente a riscattare questi due, se ne volano 60-65 milioni e il nostro budget è di 39. Quindi ho pensato, almeno per il momento, di non riscattare nessuno. Mettiamo Lodi a sinistra e per quanto riguarda il portiere vediamo un po' come fare, perché potremmo appunto mettere un cerotto con Henderson sapendo poi di perdere l'anno prossimo, ma almeno partiamo con una piccola base, visto che qualche colpo lì davanti bisogna farlo. Non abbiamo una punta fortissima, c'è lui che non è male ragazzi, è un 77 e ha 24 anni, è anche molto veloce, però io ho in mente un altro attaccante molto interessante. Ci serve anche la S, potremmo forse trasformare uno tra Lingard e appunto lui, però bisogna vedere un attimo ragazzi, bisogna guardarci. C'è Freuler come centrocampista centrale, poi ci manca un altro centrocampista perché abbiamo una caterva di CDC, però anche in questo caso sono tutti quanti brutti, tranne ovviamente lui che non è male, però ha 32 anni, quindi e questo è anche questo uno dei motivi per cui ho scelto di passare con un modulo che ha solo centrocampisti centrali. Iniziamo a mettere un po' sul mercato tutti quanti i giocatori che non rientrano nei nostri piani, anche se sono giocatori importanti come ad esempio Boli. Voglio metterlo sul mercato perché ha 31 anni e di conseguenza è un giocatore che non ci serve a niente, anche perché in panchina, ma non solo, all'interno della rosa abbiamo tanti difensori centrali. Anche lui, signori, non è male, ha 25 anni, anche lui 25 anni, 73, quindi non ha senso tenere gente che ovviamente c'è solo di intralcio, ecco. Meglio un giovane di 76-74 che ha 20 anni piuttosto che un 77 di 31. Cerco di mettere un po' di persone sul mercato per ovviamente riuscire ad accumulare qualcosa. Tutti quanti invece i giovani, come ad esempio lui, che non è male, è un 66, e anche Biancone, io direi di metterli entrambi sulla lista dei prestiti, perché ovviamente in questo momento non servono a nulla, farli marcini in panchina per me non ha senso, di conseguenza li voglio mandare via in prestito, li voglio mandare via temporaneamente, così magari ci troveranno più forti. Per quanto riguarda invece Williams, io direi di utilizzare subito il banchettino del cambio ruolo TS, anche se bisogna capire se effettivamente va utilizzato da TS o da TD. Comunque lo mettiamo adesso, così sfruttiamo il banchettino e cresce di più. Aurier, signori, io lo voglio mettere sul mercato, 29 anni, anche il contratto in scadenza, glielo rinnovo un attimo al volo e poi vediamo un po'. Attenzione, perché c'è lui, signori, che non è male, una DA, TD, TD e TS, ed è in prestito e si può richiamare, è un 72 e non so perché ma mi dà l'aria di essere veloce. Vediamo un po' se ho azzeccato, 82 di accelerazione, 79 di agilità, non è male ragazzi, di sicuro lo richiamiamo. Vediamo poi se venderlo oppure per fare cassa, oppure magari se utilizzarlo, perché Aurier è un 78, 29 anni, lui è un 72, 27, a questo punto ci conviene tenere Aurier, però non lo so ragazzi, non lo so, lui ha anche il ruolo turnover ed è un ottimo panchinaro perché può giocare a destra e a sinistra, quindi io per adesso lo terrei. Stessa cosa per quanto riguarda Fowler, signori, lui non è male, non è male, però anche in questo caso Nottingham Forest ha un reparto di centrocampo veramente molto molto buono. Guardate qui, ci sono questi due veramente interessanti, 23 anni, 24, 73, 75, uno ruolo turnover, uno ruolo importante. Ho messo lui sulla lista dei prestiti, devo anche rinnovare il suo contratto, lo faccio dopo. Per quanto riguarda invece Fowler, lo metto sul mercato perché abbiamo bisogno di fare soldi. Per quanto riguarda invece il nostro Morgan, vediamo un po' se posso metterlo a S, ci mette 16 settimane, è un trequartista, però può giocare anche punta e anche esterno, e ha un ruolo importante, ha 22 anni, non è male ragazzi, cresce, e quindi secondo me possiamo sacrificare Lingard, perché Lingard ha 29 anni e lui ne ha 22, quindi dovrebbe crescere molto di più e quindi potremmo utilizzarlo da trequartista. Invece Lingard non accetta il ruolo da panchinare e quindi si può mettere sul mercato, anche lui ovviamente ha il contratto in scadenza, dopo li rinnovo tutti. Per quanto riguarda invece il nostro Johnson, sfruttiamo sempre il banchettino, lo mettiamo a S, cercando ovviamente di farlo crescere il più possibile. Lì davanti ci sono degli attaccanti molto 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 interessanti, come ad esempio lui, signori, che ha un ruolo importante, però io lo metto sul mercato perché ho già individuato l'attaccante che voglio acquistare. Ve lo farò vedere però tra un po'. Perdo giusto, utilizzo anzi giusto 2-3 minuti per rinnovare tutti quanti i giocatori in scadenza. Molto bene, ho fatto tutto e quindi non ci resta che avanzare. Sono arrivate anche delle mail, ma sono le classiche email che in questo momento non prendiamo in considerazione. Avanziamo, signori, perché voglio fare tante cose, abbiamo tante cose da fare. Spero di fare l'acquisto dell'attaccante in questo video, anzi lo voglio fare, l'attaccante lo voglio prendere in questo episodio, quindi cerchiamo di accelerare, non voglio rendere monotono e pesante questo video, quindi cerchiamo di far vedere le cose principali. Tre offerte, attenzione, la prima è per Cafu, 1 milione e 2, posso ottenere 1 milione e 3, io direi di non litigare per pochi spi
ufficiale, quindi accettiamo. Offerta di trasferimento per quanto riguarda callback, 32 anni, quindi si accetta subito. Attenzione perché abbiamo uno scambio, signori. Kouate è un CDC, 32 anni, non ci interessa, può giocare anche difensore centrale e centrocampista, ma avendo 32 anni non lo voglio prendere neanche in considerazione. Ci hanno offerto come scambio Nacho Vidal, un terzino destro che in realtà ci servirebbe, ma trattiamo subito perché non voglio nessuna contropartita, i giocatori da acquistare li acquisterò poi separatamente, ora voglio solo soldi. Vale 7 milioni, non è in scadenza, non rischiamo ragazzi perché abbiamo bisogno di soldi, voglio fare tanti colpi di mercato belli importanti, quindi provo con 9 milioni, vediamo cosa ci dicono, che l'affare si fa, va bene, potevo chiedere un po' di più, ma va bene così. A questo punto non ci resta che avanzare, avanziamo sempre di 4-5 giorni alla volta, vediamo un po' se abbiamo ricevuto altre offerte, sono ben 6 mail, giocatori venduti con un'offerta solo di trasferimento. Abbiamo un'offerta per Taylor, un attaccante di 32 anni che quindi può tranquillamente andare via, 1 milione. Lui invece purtroppo non ha trovato l'accordo, ok. Continuiamo ad avanzare quindi fino al 15 luglio 2022, interrompiamo subito la simulazione per vedere un po' le email. Cambio ruolo per quanto riguarda Johnson, ovviamente non bisogna cambiare il suo ruolo. Worrall, difensore centrale, attenzione, e lui è uno di quelli che poteva essere interessante. Qui bisogna un attimo capire se puntare su di loro oppure no, perché Worrall è un 74, è a 25 anni. Voglio capire un attimo di chi si tratta perché sono giocatori che non conosco e quindi voglio capire se possiamo privarci di lui oppure no. Worrall ha un ruolo importante e voglio vedere un attimo la sua velocità perché potrebbe essere... no ragazzi, 52-56. Ok, io queste cose le devo guardare perché è vero che stiamo facendo una carriera, però dobbiamo comunque anche basarci su un gioco che favorisce ovviamente i difensori centrali che sono veloci. Di conseguenza sono costretto ad accettare questa offerta, che poi diciamo che va bene così, anche perché qualche eccezione bisogna farla, anche la clausola, posso chiedere 7-7. Trattiamo, vediamo se riusciamo a strappare un milioncino in più alla Fiorentina. Non so se ha un grande potenziale lui, ma non credo, ha già 25 anni, quindi è difficile che arriva a 85-86. Vediamo un po', 7,5, la Fiorentina dice sì. Molto bene, avanziamo ancora fino al 19 luglio, vediamo un po' se arrivano altre offerte. Io direi di aspettare altre 2 settimane e poi di fare subito il colpicino lì davanti. Prestito per quanto riguarda Son, molto molto bene, lo deleghiamo, facciamo un prestito biennale, se si può fare, breve, un anno, non si può fare, quindi facciamo annuale. Altra offerta per un nostro difensore centrale, Scott McKenna, 25 anni, 73. Anche su di lui, signori, bisogna un attimo ragionarci. Lui ha un ruolo importante, è molto felice in questo momento, e per quanto riguarda invece le sue statistiche, abbiamo un difensore centrale che ha 53 di accelerazione e 58 di velocità scatto. Assolutamente no, signori, non voglio puntare su di lui, ho bisogno di far soldi, e quindi un altro che può essere tranquillamente sacrificato. Anche lui non credo che abbia un potenziale molto molto elevato, quindi lo vendiamo per 4,6. Questa volta non voglio rischiare, non voglio litigare per uno spicciolino in più. Stiamo arrivando a ridosso del torneo amichevole e quindi io direi che possiamo subito comprare l'attaccante che voglio prendere. Vediamo un po', 4 email, accordo del prestito per quanto riguarda il nostro terzino, anzi difensore centrale, lo mandiamo via. Poi abbiamo un centrocampista CDC, 24 anni, 73, Scott difensore centrale, 1,8 milioni, di sicuro va via. E poi offerta per quanto riguarda Johnson, ovviamente non si prende neanche in considerazione, rifiutiamo l'offerta. Per quanto riguarda invece il CDC, noi signori purtroppo non abbiamo dei CDC nel modulo e di conseguenza tutti quanti i CDC potrebbero andare via, però voglio fare una piccola eccezione per quanto riguarda questo pischino qui, perché di solito i CDC possono diventare dei difensori centrali e potremmo aver bisogno di qualche difensore centrale, visto che li stiamo vendendo praticamente tutti quelli lì. Anche il ruolo turnover, e questa è la cosa che potrebbe fare la differenza. Vediamo se fa il DC, in 2 settimane fa il DC, ha anche 63 di velocità, però ha 58 di accelerazione. Non lo so ragazzi, non lo so, non voglio rischiare di vendere troppe persone per poi restare senza giocatori, quindi in questo momento io direi di rifiutare l'offerta, anche perché i giocatori che nel contratto hanno ruolo turnover sono calciatori che non mi preoccupano, perché anche se non giocano mai non rischiamo nulla. Quindi per adesso io direi di rifiutare questa offerta. E adesso signori è arrivato il momento di comprare l'attaccante. Allora facciamo un attimo un'analisi completa. Di sicuro giocheremo con Lodi, vediamo se può diventare un TS, altrimenti lo giochiamo, altrimenti lo facciamo giocare da ASA con Williams a destra, Henderson in porta, quindi 3 giocatori confermati. Lui è veramente interessante come difensore centrale, ha 26 anni e quindi è confermato. Boli invece va cambiato. In panchina c'ho McKenna che non mi piace, c'ho questo che non mi piace, e c'ho anche Biancone che ha 22 anni, non è male, ha 68 di velocità, quindi in teoria potrebbe anche essere lanciato, ma qua sicuramente un colpo lo faremo. Quindi ci serve un colpo in difesa qui al posto di Biancone, ci serve un colpo a centrocampo e ci serve un colpo sulla sinistra, e anche un colpo, praticamente colpi un po' ovunque, anche lì davanti. Potremmo puntare su di lui, signori, ma l'attaccante che ho selezionato, l'attaccante che ho appunto messo nel mirino, è un attaccante che io voglio provare, porca miseria. E sì, se lo voglio provare, anche perché è un giocatore, l'ho cercato prima, è un giocatore
giocatore che di solito al primo anno è in prestito, però in questo caso non lo è. Stiamo parlando di Hugo Ekitike, giocatore che nella vita reale dovrebbe giocare nel PSG, se non erro, ha 20 anni, è un 76, valore 16 milioni e forse si può chiudere intorno ai 30, forse perché il contratto è in scadenza, non lo so. Io direi a questo punto di trattare subito con il Monaco perché voglio avere lui come gioiellino, come punta in avanti e lì davanti, calciatore veramente importante con un potenziale straordinario. Proviamo a mettere come contropartita proprio il nostro giocatore che ho controllato, signori, ha un potenziale minimo di 80. Il nostro Ekitike, se si pronuncia così ragazzi, se l'ho sbagliato magari fatemelo sapere qui sotto nei commenti, ha un potenziale di 85, sempre ovviamente potenziale minimo, poi con il potenziale dinamico può salire fino all'infinito e oltre. Mettiamo quindi come contropartita questo giocatore che non ci serve a niente. A livello di valore ci siamo. Lui dovrebbe avere il contratto in scadenza, quindi vediamo se accettano questo scambio alla pari. Vediamo se lo accettano. Non lo accettano, però vogliono Lingard. E attenzione, perché Lingard era un giocatore che noi abbiamo messo sul mercato, quindi va benissimo così. Ci sta. 3 milioni va bene, perché essendo in scadenza il totale viene 13. Lingard si poteva vendere separatamente, però ragazzi non importa, è una trattativa questa troppo importante per noi. Dovevamo fare anche questa cessione a livello di Lingard sulla tre quarti e quindi praticamente in una sola trattativa siamo riusciti a risolvere due problemi, quello del trequartista in più e quello della punta. Mi chiede subito un ruolo importante, quindi glielo concediamo. È certo che glielo concediamo. 5 anni di contratto ovviamente, perché sarà la punta di questa squadra per sempre. 34.000 di stipendio e quindi, signori, preso il primo giocatore di questa carriera con il Nottingham Forest. Schifiamo brutalmente tutto, voglio però vedere subito il voto, perché secondo me è un voto positivo. Ce ne frega poco, però controlliamo per sfizio. È una A, signori, quindi anche la società apprezza comunque il nostro colpo. È un 76, ma ha un potenziale, come ho detto prima, disumano, ed è anche abbastanza veloce. Lo mettiamo subito lì davanti, titolare. Eccolo qui, vi faccio vedere anche abbastanza rapidamente le sue statistiche, i suoi attributi. Gli mettiamo il piano di crescita più adeguato alle sue caratteristiche, quindi questo qui, che va soprattutto, ragazzi, a migliorare la velocità. 74-75 non è velocissimo, cioè è molto veloce per essere comunque un ventenne, 76, però comunque bisogna lavorarci, perché almeno 80-80 su entrambe, diciamo, gli attributi, su entrambi gli attributi di velocità li deve per forza avere, però ha tutto il tempo per migliorare e per crescere sempre di più. A questo punto abbiamo bisogno anche di una S, perché Johnson a destra è confermato, ora ci manca la S, e anche qui, signori, ho qualche idea. Lui però, signori, è l'indiziato numero 1. Chiudiamo questo primo episodio andando a trattare con lo Sporting Lisbona per Marcus Edwards. Sporting Lisbona, ADASATT, 23 anni, inglese. È molto molto interessante. C'era anche Cancellieri sulla mia lista, perché Cancellieri l'abbiamo preso nella carriera segreta con l'Inter ed è arrivato a 99, e quindi volevo testarlo, però purtroppo è in prestito e di conseguenza non posso acquistarlo. Ma lui, signori, è tanta tanta roba. Tra l'altro è un giocatore che non ho mai provato in tutta quanta la mia vita, quindi sono anche curioso di provarlo. Proviamo come sempre a mettere come contropartita il nostro giocatore in esubero. Lo metteremo praticamente sempre vicino. Ci metto la bellezza di 15 milioni. Vediamo un po' che cosa ci dicono, perché più o meno ne vale 30, quindi 15 più 15. Vediamo un po' che cosa ci dicono, che sono interessati alla contropartita, e quindi questa è già una cosa molto positiva. Ma vogliono 26 milioni. Allora io direi di trattare. L'attenzione voi non la vedete perché c'è la webcam, però non è proprio al massimo, e siamo tipo quasi a metà, però si può almeno fare una controfferta. Ci infilo anche la clausola del 15%, ricordiamoci poi di non venderlo, altrimenti poi ci perdiamo qualcosa. Vediamo un po' se accettano questa controfferta. 26,4, la tensione sta salendo. 26-22, ragazzi, a questo punto si può chiudere a 23. Io me la rischio senza clausola sulla rivendita. Vediamo se sono interessati. 25-8, basta, la tensione alle stelle, va bene così. Ho limato il prezzo il più possibile. Più di così non potevo fare. Non litighiamo, anche perché i soldi li abbiamo e abbiamo bisogno di questo giocatore, che è un top player assoluto. Ruolo cruciale per quanto riguarda il nostro Edwards, con 5 anni di contratto, va benissimo così. Concludiamo questo video andando a offrire 56.000 di stipendio per quanto riguarda appunto il suo contrattino, il suo stipendio, eccetera, e concludiamo con un altro grande acquisto. Vediamo per curiosità che voto ci danno. Forse non un voto positivo, perché abbiamo messo anche come contropartita un giocatore che purtroppo valeva qualcosina. Infatti voto D, ma non ce ne frega assolutamente niente. Sappiamo che in cuor nostro abbiamo fatto un grande acquisto. Ovviamente lui è una D, ma può tranquillamente giocare anche a sinistra. Ha 3 di piede debole. Adesso capiamo
chi dei due deve giocare fuori ruolo, perché lui ha 4 di piede debole ed è destro, lui invece è mancino, quindi potremmo far giocare Edwards nella sua posizione naturale e per poi appunto mettere Johnson a sinistra. Essendo destro, rientra nel suo piede debole e ha anche, anzi rientra sul piede buono e ha anche 4 di piede debole, quindi volendo può anche giocare col mancino. Quindi io direi di fare così appunto. Poi fatemi sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti. Metto anche il trequartista, ci manca un centrocampista centrale, per adesso metto Mangala con Froiler che è ancora sul mercato e con Biancone ancora difensore centrale. Io mi fermo qui signori, questo video secondo me è già durato abbastanza, non voglio annoiarmi troppo anche perché sto parlando da 37 minuti, quindi secondo me a livello di video ci siamo. Abbiamo completato il tridente, abbiamo completato anche diciamo la sulla tre quarti, perché non è male quel Morgan, non è veramente male, ha un ottimo potenziale, quindi si può tranquillamente puntare su di lui. Bisogna ancora toccare un po' la difesa, soprattutto il centrale Biancone e poi Mangala Froiler. Mangala potrebbe restare, non è male, non lo so, ho la sensazione che sia buggato, quindi lo vorrei provare. Froiler invece non lo voglio provare, lo voglio mandare via. Quindi un colpo a centrocampo, un colpo in difesa, ma bisogna essere consapevoli che Lodi ed Henderson non sono nostri giocatori, quindi li perderemo più avanti. Budget ancora a disposizione, 32 milioni. Io mi fermo qui e continuiamo i nostri ragionamenti nel prossimo episodio che uscirà già domani alle ore 14:30. Io vi saluto e vi ringrazio qui dal Nottingham Forest. È tutto, ci vediamo domani. Mi raccomando, massimo supporto con un bel mi piace. A domani, bella.